Raffaele Grasson, giocatore della squadra del Castelfontana, autore di un poker. La tua squadra ha giocato veramente molto bene, non ce l'ha fatta nonostante i tanti vantaggi avuti. Abbiamo creato tante occasioni, siamo riusciti a andare addirittura sul vantaggio del 3-0, poi su un minuto e mezzo loro sono forti, hanno ripreso la partita, hanno approfittato delle occasioni. E poi abbiamo sofferto un po'. E comunque il pareggio per noi va bene, qua è un campo tosto da giocare, la squadra loro è una squadra che punta vince. E secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo lottato bene, speriamo di fare sempre così. Fatali gli ultimi 5 minuti, la tattica, la strategia scelta dall'allenatore avversario di mettere il portiere in campo vi ha creato qualche problema difensivo? Sì, ha creato un po' di problemi perché loro sono veloci, gira palla, passano bene e sono riusciti a creare tante occasioni. Sì, purtroppo abbiamo cominciato la partita un po', non so se addormentati, non so qual è la parola giusta. Poi siamo riusciti a fare 3 gol e pareggiare la partita, ma subito ci hanno fatto il quarto gol loro e la partita si è resa un po' difficile. Poi ci hanno segnato un'altra volta, siamo sempre stati in svantaggio, ma abbiamo sbagliato tante cose, ma almeno la squadra ha lasciato tutto in campo fino alla fine. Questa è una cosa di riscattare dopo una giornata diciamo un po' brutta per noi, perché oggi noi vogliamo solo i 3 punti, adesso dobbiamo pensare solo a vincere contro l'UA, che se no la classifica si allunga troppo. Sì, il portiere di movimento ci ha creato molti, secondo me molti problemi, infatti abbiamo sofferto un pochetto, poi alla fine col fatto che mancavano pochi minuti eravamo anche stanchi, insomma c'era un po' di tutto, un po' di tensione, però beh, poi hanno fatto 7 gol con una deviazione e poi sul 7 pari ho avuto un po'... Insomma, si è messa un po' maluccio la partita, poi abbiamo resistito fino alla fine, è un punteggio, un punto molto buono per noi che ci dà fiducia per le prossime partite. Sei finalmente in campo, le sensazioni? Le sensazioni sono state bellissime, è stato fantastico scendere in campo, riassaporare di nuovo il clima della partita, quindi anche riuscire a fare gol è stata una giornata molto bella per me, speravo naturalmente di finire questa giornata con una vittoria. Purtroppo è andata così e almeno siamo riusciti a pareggiare e ci accontentiamo e pensiamo già alla prossima partita. Ci avete provato fino all'ultimo, avete iniziato diciamo malissimo, poi alla fine addirittura i rimpianti per non aver centrato i 3 punti. Sì, la nostra squadra ha le qualità per poter ribaltare la partita in qualsiasi momento, ha dimostrato oggi sotto i 3 gol abbiamo ripreso la partita che per molte squadre sarebbe stata chiusa. Purtroppo pecchiamo ancora di errori di disattenzione, dobbiamo migliorare tanto perché la classifica ci impone questo, siamo indietro e dobbiamo assolutamente recuperare, già da sabato abbiamo l'occasione per portarci ad un buon punto, a meno punti insomma dalla LOA e quindi dovremmo sicuramente fare meglio. Mister Battista di Latina Calcio a 5, dopo un inizio pessimo c'è stata la grande reazione della tua squadra e negli ultimi 5 minuti potevate anche vincere col portiere libero. Sicuramente potevamo anche vincere, però abbiamo commesso troppi errori. Una squadra nostra, come la nostra, con la qualità che c'è, non può capitare. Purtroppo è stata una giornata un po' no, lì nel sistema di difesa. Il gol che abbiamo preso, che di solito non capita, purtroppo è andato così. Allo stesso tempo devo fare complimenti a tutta la Rosa, che hanno dimostrato carattere, a cattiveria, non hanno mai mollato fino alla fine. E su questo è un dato positivo. Enrico Pasquale Coluzzi per Mondo Futsal TV.